Noi la zaffira, tu Q3 che sei una merda. Noi la zaffira, tu Q3 che sei una merda. Tanto scandalo, ragazzi, un casino, scusate, ma il maestro ha ragione, ha molta ragione. Eccolo, ecco. Allora, c'è una questione da risolvere perché il nostro autista Luca Alba non si sta comportando. Merda! Ciao Alfred. Allora, cosa c'è? Sai che ti picchio i cugini, allora, uno per uno. Allora, Marco. No. Allora, l'altra sera siamo andati a Torino insieme e giustamente in macchina si lamentava il maestro perché non lo chiamavi signorino. Non mi chiama signorino Herbie. Sai che ti spacco in due, bastardo. In più guida la macchina portando il maestro in giro senza i guanti bianchi e senza la bombetta. Senza il cappello che gli cadono i capelli su tutto sul. Voi potreste essere i due miei probabili dipendenti. Da quando hai raggiunto il successo sei cambiato molto. Non sei più quello di una volta. Portami nella mia tenuta di Gotham. Ma quale tenuta c'hai? Tu c'hai la tenuta per andare a letto, un pigiama. Senti come è irriverente. Allora, sei stato assunto come autista del maestro, ecco. Nonché maggiordomo, dovresti comportarti da tale. Allora, quando uno viene assunto, si pensa che ci sia uno stipendio. Sei pieno di dollari finti. Oggi mi ha accompagnato a scuola e non ha preparato il sandwich. No, ma scusami, poi. Fammelo pestare questo bastardo, ti odio! Non tocca. Allora, intanto, i soldi sono dei pezzi di carta. Perfetto. Sì. Chi lo dice che quelli finti che hai in tasca non hanno valore? Sono d'accordo con te. Allora, facciamo cambio? Tra l'altro, questo è un mondo di falsi. Bravo. Quindi i soldi falsi hanno un valore in questo mondo. Vedi, bravo. Senti, come vi siamo messi nella Wayne Enterprise questo mese? Dove come siamo messi? Nella Wayne Enterprise. Non lo sai neanche dire, bastardo. Senti, allora, o metti i guanti e lo accompagni come Dio comanda. Tra l'altro, togli quegli adesivi vergognosi sull'autovettura, magari falla nera, che ha bisogno. Sì, con le ali. Bene, adesso metto i guantoni e nera si sfondo opaca. Il cranio, esatto. Caro maestro. Ma vedi, Marco? Sei licenziato. Ma che cazzo sono licenziato? Con tutti i soldi che ti danno in questa azienda, dovresti vergognarti. Poi, sai che mi hanno beccato a Panama? Cioè? Ero uno tra quei nomi lì. Ma chi? Stipendio di 105, un casino. Nei Panama Panthers era lui, però. Disastro. Non so com'è. Infatti, vuoi farmi crescere qualcosa così? Sì, i capelli magari. Allora basta. Hai preparato il bagno caldo? Però io una domanda seria ce l'avrei per Luca. Come stai sopravvivendo? Io? Cioè, come fai? Allora. Adesso è seria la domanda. No, infatti. Allora, l'attività in Brasile va molto bene. Ma quale? Come no? Non ce l'hai. Sì, c'è una. Allora, Luca, tu vivi con 800 euro lordi al mese. No, Marco, ti sbagli, sono 500. 500 euro lordi al mese. 800, mica. Non ti salutavo più. Allora, hai un'autovettura che vedo che fatichi a imbenzinare. Perché adesso uno che spinge dà fastidio a qualcuno. No, per spingo io. Fa esercizio fisico. Sbroffate dappertutto. Quello è vero. Con i sedili sbroffati. Una lignata me la fai dare a qualcuno. Allora, io voglio capire come fai. Perché io c'è un metodo meraviglioso. Se invitate Luca Alba a cena, lui a un certo punto ha il metodo: devo spostare la macchina. Quando percepisce che sta arrivando il conto, sparisce. Allora, perché sai che adesso vengono inviati i dati bancari direttamente all'ufficio delle entrate per sapere i cazzi tuoi. Essere di legge da qualche settimana. Cazzi vostri. I tuoi sono gli unici che il computer non riesce a elaborare. Perché sta facendo un calcolo di come fai a vivere. Cioè, com'è possibile che tu mangi? Ci hanno fatto un controllo incrociato con la Caritas. È lo spirito di sopravvivenza. Sì. Per esempio, voi siete più. Si presume, sai che io volo basso, nascondo tutto. Che voi siate più abbienti di me. Insomma, sì, ma io fino da mese. Io peso 65 kg. No, parlava a livello. Lui è stipendiato a Ivo Avido, quindi. Quindi mi capisci. Non lo so. Cosa succede? C'è lo spirito di sopravvivenza. Sì, quindi cosa fai, Marco? Cosa fai? Allora, cosa faccio? Mi privo di un ristorante 5 stelle? Cosa faccio? Mi privo di un giro. Ma lui è bravo, lui frequenta solo gente che sta bene. Esatto. Che lo invita. Ma si lascia, Luca, faccio io. Vabbè, se insisti. La sua tecnica è che quando gli altri prendono il caffè, lui prende una boccata d'aria. Arriva il tipo: caffè quanti? 7 per lei? Io una boccata d'aria, grazie. E se ne va. Sì. Allora, io vi dico: l'altra sera ero in Corso Como. Sì. Ma la carne che abbiamo avanzato io e il maestro? Al cane. Ci avrei fatto insalati di fetto. C'è la signora del mio palazzo, ha 3 cani. Dammi 10 che te lo metto a posto per una settimana. Ci sono dei ristoranti che fanno Luca Alba bag. Non è il doggy bag. Comunque, ragazzi, sai che ci sono i pakistani che vendono le sigarette? Sì. Le mie costano 4,80 euro, che sai che faccio schifo e fumo. Bravo, schifoso. Gli ho dato 4,50. Passa puff. Gli ho dato 4,50. Quindi sconto dal Ma poi dico, sei un pezzetto, smetti di fumare.
mangiare, no? Butti via 5 euro al giorno, cretino. 80, Marco. Ma vabbè, ma è una stupidaggine. Sai che ti tirerai un pugno nei denti, pezzo di merda? È un mese che ci proviamo, hai 63 sigarette elettroniche, deficit. Astato, oh. Ti spacco un ginocchio. Che cazzo c'hai contro quelli che hanno 63 sigarette elettroniche e non le usano? Che vergogna, che vergogna. Del cazzo. Vabbè, quindi? C'ho lo stesso pacchetto da 60 giorni, eh. Fammelo sistemare, no, questo bastardo di rimbiate. Ehi, 2 contro 1! Ah, c'è il mio filo. Strapipeli. Ragazzi, Luca deve trovarsi un altro lavoro per continuare a sopravvivere. Per fortuna che c'è Gigi Balli.